Direttore, una bella tappa, la prima in Italia, speriamo sia una bella tappa, tutta calabrese, da Catanzaro a Praia a Mare. Lei dimostrava di avere sul palco bellissime sensazioni per l'approdo in questa terra. Ma assolutamente sì, cioè, gente tanta, entusiasmo tanto, cosa si può volere di più? C'è il cielo che ci aiuta, quindi il cielo inteso il tempo, senza... Però ecco, voglio dire, le premesse ci sono tutte, da oggi inizia il giro vero. Il giro vero perché iniziano quei percorsi che solo in Italia noi abbiamo, dove sali, scendi, strappi duri, e oggi probabilmente potrà esserci anche qualche novità per la classifica. Questa domanda devo fargliela. Perché il Giro d'Italia in Olanda o comunque fuori dai confini nazionali? Ma io credo che quello che si è visto, in televisione dell'Olanda sia la risposta migliore, perché tanto affetto, tanta gente, tanta voglia d'Italia, tanta voglia di giro. Ed è per gli emigrati? Ma no, è per tutti quelli che amano questo sport, e non è giusto che debba essere solo ed esclusivamente un prodotto italiano. Sindaco Abramo, un'atmosfera bellissima, un'atmosfera tutta rosa, no, da vivere, e magari per chi non aveva mai provato la sensazione della partenza, no, è una sensazione tutta nuova. Ci tenevo tantissimo a far partire la tappa del Giro d'Italia qui a Catanzaro, perché sapevo che sarebbe stata una manifestazione meravigliosa. La città sta rispondendo tutti con una grande partecipazione, però sarà bellissimo vedere la nostra città in mondovisione, quindi le immagini su Sky saranno meravigliose. Loro si sono trovati bene, ci hanno anche ringraziato, una bella organizzazione che ha funzionato. Abbiamo visto i vecchi campioni, le vecchie glorie del ciclismo, da Motta, da Dorni, e quindi è stata anche ieri sera una bellissima manifestazione, veramente. Restiamo con i piedi per terra perché 21 giorni sono molto lunghi, abbiamo passato già le prime tappe e quindi bisogna correre giorno dopo giorno con la giusta tranquillità, però con attenzione. E il giro, se si fa, penso che si fa da quando arrivano le montagne nell'ultima settimana e mezza, perché ci sono le tappe più importanti, quindi bisogna lottare fino alla fine, c'è una grande concorrenza e nient'altro. La tappa di oggi, quindi la salita a 10 km, come la vedi? Ma è uno strappo molto impegnativo, abbiamo guardato anche sul nostro Garibaldi, quindi è chiaro che bisogna stare molto attenti, è un finale adatto a corridori molto esplosivi e penso che con la squadra dovremo controllare un po' nel finale senza cercare di correre troppi rischi. Manuel, un percorso Ionio-Tirreno quest'oggi abbastanza complicato in alcuni punti, ad esempio Bonifati. Beh, sicuramente, se ti devo dire la verità, assomiglia molto a una classica. È una corsa che va saputa interpretare, bisognerà sicuramente saper correre, essere nelle posizioni giuste, soprattutto nel finale, perché basterà veramente una frazione di secondo per poter decidere la corsa. I feel a little bit like in the Olympic Games. I had the honor to bring the pink jersey back home to Italy, and I'm very happy to ride the first stage now in the Giro d'Italia in Italy in that jersey. E come ho detto, è difficile da interpretare, sicuramente sarà importantissima la posizione all'imbocco delle salite, e lì servirà tutta la squadra e vedremo. Sicuramente abbiamo degli ottimi compagni come Ramunas, Nordauskas, Bettiol, Clark. Deve fare molto lavoro di squadra oggi. Sicuramente, che hanno già lavorato tantissimo già in questi due giorni. Niente, insomma, cercheremo di interpretare al meglio la tappa, sempre con un occhio a Rigo, che comunque la generale è la cosa più importante.